Un saluto a tutti i nostri amici web ascoltatori di Liberi.tv e nello specifico di Spazio Certi Diritti. Io sono Riccardo Cristiano e quest'oggi all'interno di Spazio Certi Diritti tratteremo di libri inerenti alla comunità LGBT, libri alle volte un po' poco conosciuti, che trattano per l'appunto temi poco conosciuti. Uno di questi è sicuramente La Gaia Vecchiezza, edito da Coniglio Editore, scritto da Antonio Veneziani, e sono dei racconti di anziani omosessuali che per l'appunto parlano delle proprie storie e delle proprie vite. Effettivamente capita che nella comunità LGBT si parli poco degli anziani, si parli poco soprattutto delle persone omosessuali anziane. Soltanto in determinati contesti storici possiamo, diciamo, ascoltare le storie di queste persone che hanno vissuto gli inizi, gli albori della storia della comunità LGBT. Ad esempio, all'interno di questo bellissimo libro possiamo trovare i contributi di persone comuni che sono vissute, ad esempio, negli anni 40, negli anni 50, in cui i diritti delle persone della comunità LGBT, ma la stessa visibilità delle persone LGBT, era molto bassa, in quanto erano considerati non come persone normali, ma erano considerati come un po', erano definiti dai stessi dizionari, dei pederasti, delle persone contro natura, delle persone che non erano degne di essere rispettate. E quindi succedeva spesso, come emerge dai racconti dei protagonisti di questo libro, che molti di essi decidessero di convolare a nozze, quindi avevano matrimoni di copertura, storie di copertura, magari alcuni di queste persone non intrattenevano delle relazioni con donne per anni senza mai poi arrivare al matrimonio o addirittura consumare sessualmente la stessa storia. Mantenevano delle relazioni parallele con persone dello stesso sesso e adesso, avendo alcuni di loro 70, più di 70 anni, ritornando indietro con la mente a quei giorni che li vedevano protagonisti di una vita spesso nascosta, molto spesso, oltre a scendere una lacrima, di certo si fa un raffronto da quelle che sono state le conquiste della comunità LGBT rispetto al passato. Il libro La Gaia Vecchiezza di Antonio Veneziani si chiude con una serie di interviste ad artisti, nomi storici molto importanti, tra cui Massimo Consoli, Angelo Pezzana, Agostino Rappe e Salvatore Adelfo Rizzuto, che sono persone che hanno caratterizzato la storia del movimento LGBT italiano, dando un contributo fattivo a quello che era il loro sentire della cultura omosessuale, perché la vivevano in prima persona. Molte di queste persone adesso non ci sono più, come nel caso di Massimo Consoli, ma altri invece, come Angelo Pezzana, ad esempio, continuano tuttora a lottare per i diritti delle persone LGBT, promulgando la cultura. E quindi l'andare avanti con gli anni, seppur può sembrare un limite alle volte allo sviluppo di alcune situazioni della vita di tutti i giorni, in altri casi diventa un valore aggiunto che possono dare le persone anziane anche alla cultura della comunità LGBT. Pensiamo ad esempio che le persone che raccontano della loro vita avevano 20 anni negli anni 50, o addirittura, se parliamo degli anni 40, hanno visto anche l'accadere della guerra. E cosa accade a questi personaggi che noi abbiamo in questo libro La Gaia Vecchiezza? Si ritrovano a dover convivere con una realtà che spesso gli fa pensare e dire che sono fortunate le persone della comunità LGBT. Certo, hanno dovuto lottare per ottenere quello che avevano. Magari si deve ringraziare proprio loro che nel silenzio, alle volte anche un silenzio che logorava l'anima, sono riusciti nel loro piccolo a cambiare le cose. Bene, adesso passiamo invece alla rassegna di altri libri molto importanti e che magari sono libri per l'appunto non molto conosciuti. Uno di questi è Liberi di amare, di Laura Laurenzi, Grandi passioni omosessuali del Novecento. Questo è il libro.
Bene, in questo caso lo dice la parola stessa, grandi passioni omosessuali del Novecento. Perché grandi passioni omosessuali? Perché all'interno del libro ci sono contributi di storie molto conosciute, come quella, se adesso prendiamo un attimo l'indice, vi faccio vedere i nomi che... Aspettate un attimo. Questo è anche il bello dell'avere un libro in mano perché puoi sfogliarlo. Arthur Rimbaud e Paul Verlaine, Marguerite Yourcenar e Grace Crick, Federico García Lorca e Salvador Dalí, Greta Garbo e Cecil Beaton, Eleanor Roosevelt e Lorena Hancock, Pierpaolo Pasolini e Nietto Davoli, Rudolf Nureyev ed Eric Blum, Gianni Versace e Antonio D'Amico, Elton John e David Furnish. E poi abbiamo in ultimo Pedro Almodóvar e Patti di Cusa. Logicamente, queste storie sono sotto un profilo biografico, quindi si racconta delle loro vite, delle esperienze lavorative che alle volte hanno portato i nostri personaggi, i nostri protagonisti a incontrarsi, a vivere anche in un ambiente che spesso facilitava l'amore tra persone dello stesso sesso. Ecco perché, a parte l'ambientazione che noi troviamo in ogni storia, però possiamo anche vedere con estrema chiarezza anche l'età dei personaggi, quando hanno scoperto ad esempio di essere omosessuali o quando invece hanno preso coscienza della propria omosessualità, perché hanno trovato, diciamo, la forza, attraverso ad esempio il lavoro, di manifestarsi. Anche le esperienze culturali poi la dicono lunga. Ad esempio, molti di questi personaggi raccontati nel libro Liberi di Amare hanno avuto la possibilità di sperimentare sulla propria pelle le culture differenti, come quella di Parigi, di Madrid, di altri paesi dove l'essere omosessuali non era considerato un tabù. Perché vedevano una normalità di costumi, una normalità di come dire, sperimentare sulla propria pelle una conoscenza che alle volte di sé non si riesce ad avere in un contesto ristretto che può apparire anche il piccolo paesino di provincia. Inoltre dobbiamo anche dire che Laura Laurenzi, che è la scrittrice di questo libro, da esperta di Repubblica in costume e moda, squisitamente glamour potremmo dire, è capace di mostrare da un punto di vista puramente femminile la natura di intensi sentimenti che poi sono alla base di questi gesti drammatici che alle volte ci sono all'interno del libro o addirittura depressivi. Appaiono da un punto di vista del racconto come quello per esempio di Greta Garbo, ma anche di tendenza puramente sublime a rendere mitici storie essenzialmente semplici. Lo potremmo paragonare ad esempio a un altro bellissimo libro, sempre di storie, in questo caso non di personaggi comuni, ma di comuni ragazzi, che è quello di Pier Giorgio Paterlini, che è Ragazzi che amano ragazzi, un altro bellissimo libro che consiglio ai nostri amici web ascoltatori di acquistare e leggere. Insomma, questo testo, se apparentemente può sembrare leggero per la realtà nella quale si vive oggi, dall'altra parte le storie che vengono narrate sono, diciamo, esplicitamente chiare, seppur sottovalutate, anche per la comune percezione che si ha del loro impatto socioculturale. Io considero molto brava la scrittrice Laura Laurenzi perché è riuscita a portarci con le sue storie in un'epoca, degli sprazzi di vita privata, di personaggi pubblici che spesso di certo non avremmo avuto. Un altro libro molto interessante che io consiglio ai nostri amici web ascoltatori a cura di Mark Mitchell e David Levitt è Pagine passate di mano in mano, la tradizione nascosta della narrativa omosessuale inglese dal 1748 al 1914. E qui vi faccio vedere la copertina del libro, edito da stampa alternativa. Lo dice praticamente la parola stessa. Questa è un'antologia che ci restituisce dei documenti scomparsi che se sarebbero cancellati proprio dalla memoria,
e soprattutto a causa della censura sarebbero stati dimenticati. Queste pagine sono passate appunto di mano in mano e sono state trascritte, si può dire. Abbiamo delle storie vere e proprie che altrimenti non avremmo potuto avere se non ad opera di alcuni scrittori che invece hanno deciso di riportare alla luce documenti molto importanti. Perché pensateci bene, la maggior cultura, i maggiori scritti che abbiamo della cultura LGBT partono dal dopoguerra o al massimo dai moti di Stonewall, che tutti diciamo conoscono. Però se volessimo trovare qualcosa di antecedente, dovremmo fare una ricerca molto ampia e molto difficoltosa, che almeno sul panorama italiano non esiste o esiste in minima parte. Invece questo libro parla della narrativa appunto omosessuale inglese che per ragioni di censura, per ragioni di per l'appunto voler nascondere quello che magari era uno scritto chiaramente apertamente omosessuale, molte volte viene celato cambiando ad esempio i nomi dei protagonisti, cambiando il luogo e all'interno di questo libro troviamo degli stralci di alcuni libri che ormai abbiamo soltanto come nomi o comunque abbiamo soltanto in parte come La vera storia di un vampiro o adesso vi leggo soltanto alcuni titoli, Narciso. Vi consiglio di leggerli proprio perché è difficile da poter descrivere un libro così intenso che vi fa venire la voglia di acquistarli questi libri descritti appunto all'interno di questa raccolta. Purtroppo alcuni di questi non sono reperibili e non ci resta che contemplare le poche pagine in nostro possesso. E per concludere questa nostra piccola conversazione sui libri da leggere per le persone che fanno parte della comunità LGBT e non solo, fate di una cultura. Vi voglio consigliare una piccolissima favola, un piccolissimo romanzo di soltanto 30 pagine, scritte anche larghe, quindi non avrete perso tempo, diciamo, nel leggerlo, che si chiama Usher dalle stelle, una favola di Natale, di Matteo Bianchi, collana mio nonno Renzo. Ora vi faccio vedere la copertina. È tanto tanto bella. Questa è una storia, una favola, come dice la parola stessa, come dice il titolo stesso. E leggiamo ad esempio: non è bello pensarlo, ma è la verità. Babbo Natale è un vecchio e si sa come sono i vecchi. Dimenticano le cose, si confondono, parlano ad alta voce, al telefono e non capiscono tanto bene quando gli rispondi. Non è colpa loro, è l'età. Perché il protagonista di questa storia dice questo? Io vi consiglio di leggere la storia, di leggere questa bella favola anticonformista, perché questo bambino chiede qualcosa di speciale a Babbo Natale per Natale e Babbo Natale non gli porta quello che vuole. A questo punto i genitori che capiscono quello che lui veramente desidera comprendono anche che il bambino probabilmente non è un bambino come tutti gli altri, è un bambino molto speciale. E qui interviene la favola, la magia, ecco perché il titolo To Share dalle stelle, una favola di Natale. Quindi vi consiglio di leggere questo bellissimo libro, questa bellissima storia da raccontare agli adulti, non per forza ai bambini, perché alle volte sono proprio gli adulti a doversi raccontare delle favole per vivere nella nostra realtà, che spesso non è proprio bella, ma per colpa nostra, per colpa di chi decide di vivere solo di realtà e non alle volte aggrapparsi alla fantasia. E dopo questi consigli letterari su cosa leggere inerenti alla comunità LGBT, sui libri meno noti che fanno parte appunto della cultura della comunità LGBT, io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Vi auguro un buon proseguimento di serata e cedo la linea alla regia, a Donato Valpicella, per il proseguimento delle trasmissioni. Ci
Ci vediamo su liberi.tv per tutte le altre rubriche che costituiscono il palinsesto di liberi.tv. Buona serata, grazie a tutti da Riccardo Cristiano.